Ciao a tutti, sono Simone di Simon & Simon, qui con me c'è Simona, la mia fedele copilota. Abito qui. E questo è il Kerbal Space Program. Per chi ha seguito le live stream, abbiamo perso un po' di tempo mettendo in orbita satelliti, facendo soldi, abbiamo tantissimi soldi, e adesso abbiamo una missione che ci chiede di ritornare su Minmus e piantare una bandiera. Per fare questo, sempre in uno degli scorsi live stream, abbiamo recuperato uno dei nostri piloti, visto che costa tantissimo reclutare dei piloti. Ce n'era uno in orbita facile da salvare, l'abbiamo salvato. Una pilota, Legrind Kerman, che nel frattempo è passata di livello e quindi potrà aiutarci anche con il pilotaggio della nave. Abbiamo appunto il nostro mitico Test Minmus pronto da lanciare, sperando di non aver dimenticato niente. Nel caso manderemo la solita missione di salvataggio. Parlerò a voce bassa perché è tardi e do fastidio ai coinquilini, se no. Quindi abbiate pazienza, tanto siete qua per vedere il gioco, per sentire me che ciancio. C'è tempo. Lanciamo, salviamo e lanciamo. Allora, useremo il Kerbal Alarm Clock. Per beccare subito la... come si dice? La finestra di lancio ottimale. Non vedo il Kerbal Alarm Clock, è qua, ok. Possiamo chiudere tutte queste cose qua. Aggiungerne una. Tastro window. Un attimo che mi devo ricordare come funziona. Allora, da Kerbin devo andare su... Ci sono i pianeti esterni? Ah, io ho convinto che li avessimo persi. Ci sono, saranno su Unum, Nidon e Block. A questo proposito mi ricordo che sembra che sia stato trovato un nuovo pianeta nel sistema solare, che è un'orbita super mega eccentrica, che non so quanti anni ci metta a fare, centinaia di anni ci metterà. Però adesso è chiamato Planet X. Stanno dicendo il nome. Allora, non da Kerbin a Moho, ma voglio Luna. No. Voglio mettere Kerbin e andare su Minmus. No? Credo che facciamo prima a chiudere qua. Non mettere l'alarm clock, perché non so come si fa per andare sulle lune. Se lo sapete, scrivetelo nei commenti. E noi andiamo semplicemente, il nostro obiettivo è Minmus, che è qua. Saluta Simone intanto. Motore al massimo e via. Intanto c'è Legrid che ci dà una mano a pilotare un minimo questa astronave, che è un aborto, vabbè, guardate. Pilotare un Minmus. Minus. Questi motori sono potentissimi, tra poco andremo a velocità supersonica, quindi diminuiamo un po' la potenza. Io una bottarella a destra gliela darei. Sto pigiando il tasto D per andare un pochino a destra, così che riusciamo a fare bene l'inserimento orbitale. Per chi mi dice, ah, non vediamo quando costruisce i razzi nelle live stream, si vede quando costruisco i razzi. Adesso non so se faremo ancora altra live stream, e soprattutto non so se le faremo di Kerbal. Però nel caso, mi andate a vedere i video che abbiamo già caricato, si vede proprio tutta la costruzione del razzo, tutti i miei tentativi falliti. In realtà per i satelliti sono andato bene, però queste missioni in cui è previsto anche il ritorno non sempre vado così bene al primo tentativo. Quindi non vi spaventate se dovete fare tanti tentativi, per me è normale, a quanto vedo anche l'ottimo Scott Malley fa anche lui un sacco di errori, cioè quando fa il video. Che devo fare? Mi devo soffiare il naso. Ah, scusate. Scusate, si doveva soffiare il naso, monciccino. Siamo tutti un po' raffreddati, eh. Infatti, dopo qua sta per esplodere tutto, ma va bene. Non c'è problema. Siamo già in un'orbita di 70 km. Io farei semplicemente così, decuplerei.
Darei giusto una spintarella per allontanarci. No, non volevo fare così. Mi preoccupa che finisca l'energia, infatti conviene esplorare subito i pannelli solari. Ok. Vediamo se riusciamo a ricaricarlo un poco, no? Sì, si sta ricaricando un pochino. Attiviamo gli RCS anche, ci danno una mano in più quando siamo in nello spazio. Allora, stoppiamo tutto. Mettiamo l'uno di manovra. Vediamo se incontriamo subito. Magari riusciamo a farci spingere dalla luna su Minimus, sarebbe fantastico. No, eh? E non ci abbiamo provato. Un po' eccessiva qui, eh? Così abbiamo il punto di incontro. Mi devo spingere per 3 minuti tra 30 secondi, va bene. Per 4 minuti non ce la faremo mai. Però magari riusciamo ad avere un'orbita abbastanza simile a quella che dovremmo avere. Io confido che ci sia un po' di luce prima o poi, se no sti pannelli solari non li riusciamo ad usare. Però intanto questo sta ricaricando le batterie. Sono abbastanza tranquilli da quel punto di vista. Ma vero, è 1800 metri al secondo di delta V, una cosa mostruosamente alta. Non so nemmeno se riusciamo a finire l'orbita con il carburante che abbiamo. In effetti conviene mettersi come indicava il nono di manovra, così mi manca un po' di tempo per finire l'orbita. Allora, di monopropellant ne abbiamo 258. Credo che possiamo darci una mano e andare un pochino più veloci. Vediamo di circolarizzare l'orbita prima, va? Facciamo dopo i figli. Siamo in orbita tranquilli, adesso possiamo puntare verso il nostro obiettivo. Anche secondo me come tempistiche sono andati lunghi. Dobbiamo usare la luna come fionda gravitazionale. Abbiamo dovuto mettere delle batterie in più, siamo veramente stretti come energia. Ancora 500 metri al secondo e ci siamo. Adesso uso gli RCS per finire l'ultimo pezzo di manovra. Ok.
Beh, usiamo un po' eccessiva. Direi che dobbiamo prima di tutto sfuggire alla... Ah, sì, forse basta ancora un pochino, ecco, ci siamo. Vediamo se riusciamo anche ad uscire dalla gravità di Minmus. Ok, ce la facciamo. Semplicemente così, perfetto. Direi di fare un bel F5 e di accelerare fin qua. Abbiamo ancora un po' di carburante, che male non ci fa. Perché non mi fa accelerare sto maledetto? Fammi accelerare. Ok, siamo in orbita intorno alla Luna adesso. Fantastico. Vediamo se possiamo fare qualche esperimento. Nessun esperimento, basta. Tutti questi esperimenti. Ok. Allora, se andiamo fino qua, abbiamo un po' di tempo per visitare Minmus e poi abbiamo la traiettoria di rientro gratis. Se ho fatto bene i conti. Abbiamo ancora un bel po' di carburante. Abbiamo tutti questi serbatoi qua, devo usare. Sì, ho fatto bene. Sì, sempre se ho fatto bene i conti. Ok. Abbiamo già qualcosa in orbita intorno a Minmus, ma è semplicemente una sonda. Esagerato. Siccome adesso abbiamo il sole che ci illumina, posso sbloccare l'elettricità della cabina, usarla. Facciamo un'altra F5. Credo che finiremo il carburante con questa manovra qui. Sa che è un po' poi. Secondi abbiamo finito anche questa manovra qui. Vedete che si sta chiudendo intorno al pianeta e poi man mano si stringerà sempre di più.
perfetto. Possiamo warpare fino a qui e fare la stessa cosa dall'altro lato. Diminuiamo la nostra velocità così che atterriamo sul pianeta. Se fosse possibile però è atterrare in una zona illuminata, così da poter usare i pannelli solari. Quando saremo qua, più o meno, inizierà a rallentare ancora di più di quello di arrivare esattamente qui. Ok. E ora arriviamo fino a qui. Guardate già quanto siamo vicini. Di atterrare in una zona abbastanza pianeggiante, non in questo cratere. Adesso vediamo il nostro vettore di retrograde, dobbiamo puntare lì. Già ci siamo, a quanto pare. Vediamo intanto se possiamo fare della scienza. No, non ho portato con me nessun esperimento, direi. Soltanto un'antenna, la roba minima indispensa l'avrebbe portato. Apriamo già le gambette. C'è un altro F5. Inizio a vedere i dettagli della superficie, quindi vediamo che siamo abbastanza vicini. Continuiamo a rallentare. Non si vede ancora l'ombra, direi. Siamo più o meno a 500 metri. Infatti non mi fa neanche accelerare. Eccola lì l'ombra, la nostra amica ombra. Abbiamo sbloccato l'achievement perché siamo andati su Minmus. Risulta come se fossimo andati adesso per la prima volta. Qua c'è la nostra ombra. Accendiamo già la scaletta. (Sussurra)
scendendo a 2 metri al secondo, proprio un touchdown da manuale. Aiuta molto la gravità di Minimus, che è molto bassa. Infatti, come vedete, è più facile atterrare su Minimus che su Moon, anche se è più lontano. Ecco qua, perfetto, stiamo atterrando. Vediamo se c'è qualche esperimento da fare. Ottimo! Possiamo trasmettere questi dati scientifici. Suona fastidioso. C'è un bel F5 prima che mi perda il mio per strada. E ci andiamo a piantare la nostra bandiera. Yeee, come salta felice. Che sa di vita. Prendiamo anche dei campioni e facciamo un report nelle vie e torniamo indietro. Basta, abbiamo fatto. Quante cose volete fare? Sembra che faccia, che cammini sul ghiaccio. Allora, adesso viene la cosa difficile, attaccarci alla scaletta. No, non devi fare così. Ok, bravissimo. L'achievement l'abbiamo fatto, abbiamo preso 250.000 di soldi e ce ne possiamo anche partire. Solo perché mi è rimasto qualcosa bloccato, ma va bene. Perché ho cliccato qui per sbaglio. Allora, se facciamo così, cosa succede? Ok, boh, non so se è una rotta ideale di rientro, ma direi che abbiamo abbastanza di alta vita a fare un po' di esperimenti. Così siamo in orbita già. Ok, così passiamo dentro l'atmosfera.
Spero non troppo violentemente. Abbiamo veramente tantissimo carburante. Aggiustiamo ancora un po' la manovra. Quando siamo sui 70 km mi fermo, non è arrivo a 30 come l'ho pianificata, ok. Intanto vediamo se possiamo mandare qualche esperimento scientifico di quelli che ci danno il punteggio pieno. No, volevo scegliere! Non mi ha fatto mica scegliere. E niente, solo quello c'era di esperimento. Non so perché ha tirato di nuovo fuori le gambette, le devi tenere dentro le gambette. Uff. Metà con le nuvole, metà senza. Ok, mi sa che atterriamo nel lato buio, vedete poco e niente, vedete le luci delle città almeno. Ovviamente però i caduti sono ancora rossi, non li possiamo usare. Ok, aspettiamo di arrivare, oddio, aspettiamo di arrivare qui. E poi penso che dovremmo bilanciare bene le cose, altrimenti esploderà la navicella. Guardate che spettacolo le nuvole, aggiungono un tocco di realismo alla, a Carabin, il nostro pianeta natale. Thank you.
Ok, direi che non siamo più in orbita, stiamo precipitando. Non vedo l'ora di finire il carburante di questi serbatoi laterali, così li sganciamo. E qua abbiamo anche lo scudo termico. Già, mi abbiamo allentato un bel po', eh. Questi esploderanno a breve, mi sa. Andiamo a svuotarli subito, così li possiamo staccare. Ok. A posto. Stanno, non sono ancora esplosi. Sta facendo break dance il nostro motore. È scatenato. Quasi finito il carburante, però siamo già abbastanza lenti secondo me. Ok, attiviamo il carburante, gli RCS. Bene ragazzi, mi ha lasciato il gioco, come avete notato, sono dovuto tornare un po' più indietro e iniziamo a prendere la manovra. Ci schiantiamo sul pianeta, perché sì, mi va. Warpiamo fino a qui, ho già bruciato un po' di carburante prima, così da cambiare il tipo di orbita. Non trasmettiamo niente stavolta. Purtroppo ogni 3x2 mi crasha durante la fase di rientro. Non so come. Stavo per mancare, non so come mai. Ok. Bruciamo al massimo da subito. Voglio uccidere la velocità laterale, semplicemente. Anzi, l'opposto, voglio uccidere la velocità che mi tira giù, usare la velocità laterale per stare più tempo possibile in atmosfera e quindi rallentare. Vediamo se ha senso quello che ho detto. Ok, stiamo a terra una moni UFO nella zona buia. Vabbè, avete visto prima la terra nella zona illuminata, adesso c'è zona buia. Adesso abbiamo iniziato a fare effetto l'atmosfera tra un paio di chilometri. Altro che SpaceX, fa un buffo la SpaceX.
attivassi anche le landing gear, così rallentiamo ancora di più, secondo me esplodono. Non riusciamo ad atterrare sulla terraferma, troppe erme. Ok, si credo che le gambette stanno per esplodere. Gli serbatoi li possiamo togliere. Non crashare di nuovo, ti prego, gioco. Compensa, lentino, compensa. Va, lentina. Ok, forse ce l'abbiamo fatta, mamma mia che fatica. Siamo a 8000 metri, andiamo a 500 metri al secondo. 100, 200 possiamo aprire il paracadute. No, mi servi su tu. Ok, possiamo aprire il paracadute. Ah, oddio, che ansia. Cioè, ce la faremo stavolta o esploderà di nuovo tutto a caso? Senza alcun apparente motivo? Oddio, oddio, manca poco. Rallenta, ti prego. Stiamo rallentando. Oddio, stiamo rallentando. Oddio. Ne abbiamo rallentato troppo adesso. Adesso è diventato noioso. Spero però di mandare avanti veloce. Non mandiamo avanti. Mettiamo la musichetta di tin 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 tin. Ma andiamo avanti un po' veloce, dai. Non so cosa ha fatto il paracadute, ma cattiva idea. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Splashdown. E recuperiamo subito tutto quanto. Non crashare il gioco. Non crashare, se no mi incacchio con la biscia. Potevo, ma è più rischioso così. Ah, 222 punti scienza, ottimo. E abbiamo anche un sacco di fondi. Quindi per questo episodio di Crabble Space Program è tutto. Ci vediamo la settimana prossima e continuate a seguirci. Ciao!